sicuramente qui a Genova mi rivedranno, non so se da giocatore o da spettatore. Esce a testa alta dai campi in terra rossa di Valletta Cambiaso Fabio Fognini. Il 36enne tennista di Arma di Taggia esce sconfitto dalla finale della 19esima edizione dell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, ma tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico. La coppa è andata al brasiliano Thiago Seibot Wild, numero 106 ATP e terza testa di serie. 6-2-7-6 il risultato finale dopo quasi 2 ore di partita, con la seconda frazione molto più equilibrata rispetto alla prima. Domani voltiamo pagina, ha detto Fognini durante la premiazione, chiudendo così le polemiche rispetto alla sua esclusione dalla Coppa Davis. Come detto, domani voltiamo pagina e si ripeterà, sì, questo penso sia la cosa principale. Purtroppo qualcuno ha fatto quell'intervista, io ho risposto a mia maniera, le cose non sono andate in questa maniera qua, però ripeto, non aspetta me, son problemi che aspettano ad altri, io per l'Italia ho sempre dato tutto me stesso, quindi sono più che fiero. Felice per il risultato ottenuto, Seibot Wild, il brasiliano classe 2000, ha potuto contare sul suo servizio e una partenza molto forte nel primo set. Me gustó mucho cómo empezó el partido, cómo terminé. Mi è piaciuto molto come è iniziato il match e come si è chiuso. Ci sono stati momenti di pressione, ma sono riuscito ad andare avanti, giocare bene. Sono molto contento del risultato. La verità è che ho potuto alzare il livello del gioco durante la settimana. Ho iniziato molto male, cambio di condizione, cambio di luogo, però dai, mi sono sentito a casa. Soddisfatti gli organizzatori del torneo. La competizione, che ha registrato il tutto esaurito del pubblico, è una delle principali in Italia dopo gli internazionali di Roma, con $185.000 di Total Financial Commitment. Il sogno adesso è arrivare ad un ATP Tour 250. Io credo che abbiamo le possibilità, abbiamo visto stasera il pubblico che c'è. Genova merita un ATP 250, io credo che ce la faremo. Poi conoscendo Mauri Guerra, secondo me ce l'ha nel cuore. Quando Mauri Guerra c'ha qualcosa nel cuore, è cosa, non dico fatta, ma ci spero moltissimo. Lion c'è,